Che dite ragazzi? Lo facciamo qualche pronostico? La regular season è terminata, i play-in sono alle porte e i play-off si preannunciano equilibrati e combattuti sia ad est che ad ovest. Per chi però si fosse perso il discorso play-in, un brevissimo riassunto. Dopo l'esperimento nella bolla, Adam Silver ha pensato di confermare la formula play-in anche in questa stagione e presumibilmente pure per il futuro. La struttura è la seguente, si affrontano la numero 7 contro la numero 8 e la numero 9 contro la numero 10. La vincente tra 7 ed 8 prende il seed numero 7 nella griglia, mentre la perdente affronterà la vincente tra la 9 e la 10 per l'ottavo seed playoff. Tutto chiaro? Ed ora, giusto per gufare un po', pronostici. Partiamo da Warriors-Lakers. In partita secca, quel fenomeno di Stephen Curry può infinocchiare chiunque, ma credo che i Lakers se la giocheranno alla morte per evitare rischi inutili in un'eventuale seconda partita. Da valutare, tra l'altro, le condizioni di LeBron James, uscito malconcio per una piccola distorsione alla caviglia destra nell'ultima di regular season contro i Pelicans. C'è da dire una cosa, i Warriors giocano veramente bene. Ultimamente sono riusciti a trovare una quadra con Oubre fuori dalle balle, Wiggins molto concreto e soprattutto due giocatori inattesi come Juan Toscano-Anderson e Jordan Poole che nel sistema di Steve Kerr rendono moltissimo. Se pensiamo a Klay Thompson fuori e dal potenziale di James Wiseman, io penserei bene a come gestirli nella prossima stagione. Sponda Lakers, al momento, sono più i punti interrogativi che le certezze. La caviglia di LeBron, infortunio che lo stesso Vogel ha detto essere di poco conto, il ruolo di Drummond in questo sistema, lo stato d'umore di Harrell, Schroeder e Gasol, più una chimica in parte da ricostruire. Ma se c'è una squadra NBA in grado di pigiare l'interruttore e ripartire a mille, questi sono proprio i Lakers. Comunque staremo a vedere. Li vedo favoriti anche se, come detto, in partita secca Steph può far fuori chiunque. Grizzlies Spurs. In uno scontro tra due roster tendenzialmente molto giovani, io credo la spunterà l'esperienza. L'esperienza di Perry Mills, di Rudy Gay, di DeMar DeRozan. Di gente che certi palcoscenici li ha già calcati in carriera e che difficilmente sbaglia certi tipi di partite. Ma soprattutto la potenziale enorme differenza è seduta a bordo campo. Da un lato il seppur ottimo Taylor Jenkins, capace di guidare una squadra giovanissima e piena di giocatori poco considerati altrove fino alla soglia dei playoff, dall'altro a quel marpione di Greg Popovich, capace di non mollare il treno post-season nemmeno dopo quasi 25 anni di continue apparizioni, fatta eccezione per l'anomala scorsa stagione nella bolla. In partita secca, seppur Memphis sia nel complesso una squadra migliore, record alla mano almeno, l'esperienza e la capacità di giocare certi tipi di partite da dentro o fuori può far la differenza. Vedo San Antonio un passetto avanti, ma è una classica partita da 1x2, diciamo 51% Spurs, 49% Grizzlies. Passiamo poi ad est, Wizards-Celtics. Da una parte una squadra lanciatissima che posto All-Star Game ha uno dei migliori record della Lega ed è reduce da una cavalcata memorabile. Dall'altra la delusione della stagione, martoriata dagli infortuni, quello di Brown su tutti e con una panchina cortissima. Se ad inizio stagione mi avessero detto Celtics ai play-in non avrei minimamente dato credito ed invece sono qui a giocarsi la post-season al termine di una stagione che ha visto crollare tutte le certezze su cui si basava la stagione passata, ovvero Kemba miglior fit di Kyrie, Tatum e Brown la coppia più futuribile della Lega, Brad Stevens uno dei coach migliori, Danny Ainge un genio del male. In sole 72 partite e con scelte incomprensibili dal mio punto di vista come il doppio lungo in campo o la presa di Fournier con la trade exception di Hayward, i Celtics hanno rimesso in gioco anni di duro lavoro. Sponda Washington invece siamo all'esatto opposto. Westbrook è tornato decisivo
e con il rientro di Beal dopo l'infortunio muscolare si presentano, a parere mio, come i favoriti per questa partita secca. Dico quindi Wizards vincenti ed un primo turno coi Nets tutto da gustarsi, con tanti temi sul piatto. Primo fra tutti Westbrook contro Durant, ma anche i due migliori attacchi della Lega e partite potenzialmente da 150 a 149 come risultato finale. Ultima partita del primo turno play-in, Pacers-Hornets. Se i Pacers fossero al completo non avrei grossissimi dubbi. Tra l'altro, se fossero al completo probabilmente non sarebbero arrivati noni. Ci sono invece parecchi segnali che danno la squadra di Bjorkgren sfavorita, nonostante più esperta e con giocatori di maggior spessore nel complesso. Una stagione sfigatissima, quella di Indiana, con TJ Warren mai in campo, Miles Turner out for season, Caris LeVert che ha avuto quello che ha avuto dopo l'arrivo a Indiana e Sabonis e Brogdon spesso out per infortuni. Brogdon rientrerà e insieme ci saranno sia LeVert che Sabonis, ma nonostante un ottimo Brissette, credo che l'assenza di Miles Turner, ovvero uno dei migliori difensori della Lega, si farà sentire. In più, i recenti screzi interni allo spogliatoio, con Goga Bitadze e Greg Foster quasi alle mani, credo siano sintomo di qualcosa che non funziona più proprio nel profondo di questo roster. Charlotte invece viaggia sulle ali di un entusiasmo ritrovato. Nonostante la sconfitta punto a punto e le assenze recenti di LaMelo, Malik Monk e Gordon Hayward, praticamente i tre giocatori più importanti della squadra se tiriamo fuori Rozier, sono riusciti a sopravvivere e a giocarsi l'ottavo posto fino all'ultima giornata. Ottavo posto sfumato, come tutti voi sapete, a pochi secondi dalla fine, ed ora sono costretti a partire dalla posizione numero 10. Il rientro di Hayward non sembra possibile, anche se lo stesso Gordon non lo esclude. Malik Monk invece dovrebbe esserci e dalla panchina sono sempre e comunque 20 punti pronti a esplodere ogni sera. Nonostante il fattore campo giochi a favore dei Pacers, io dico Hornets. Facciamo un passettino più in là, perché nel secondo turno di questi play-in la mia previsione quindi è Warriors-Spurs e Pacers-Celtics. Ad ovest, se vogliamo, due sorprese, visto come erano quotate le squadre ad inizio stagione, soprattutto dopo la news di Klay Thompson, e tra le due dico Warriors. Ad est invece le due delusioni più grandi, viste le premesse di inizio stagione, e tra le due, nonostante tutto, dico Celtics. Componendo quindi il quadro, gli accoppiamenti per i playoff diventerebbero Philadelphia-Boston e Washington-Brooklyn ad est, Lakers-Suns e Utah-Golden State ad ovest. E attenzione a questi playoff, ragazzi, perché gli upset sono dietro l'angolo. Ditemi come sempre la vostra nei commenti, mettete un like al video e supportate il canale iscrivendovi ed attivando la campanella. Un saluto, il Franz.